Naturalmente fare nomi perché non voglio beccarmi denunce. Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi un video decisamente diverso dal solito. Ho pensato di fare questo video dopo che ho visto diverse polemiche sia qui su YouTube ma molto di più in realtà su TikTok e su Instagram di persone che si lamentavano sia in modo carino che in modo molto meno carino, perché a detta di queste persone, noi influencer, i prodotti che noi sponsorizziamo non sono davvero validi, non ci crediamo davvero in quello che diciamo e consigliamo prodotti solo perché veniamo pagate per farlo. Ed ho deciso di fare questo video per far capire che in realtà quando voi ci vedete, e parlo per me naturalmente, lo sapete, nei miei video parlo sempre solo per me, ma so di poter parlare anche per le influencer più conosciute che fanno questo lavoro da tantissimo tempo o che comunque hanno molto seguito e quindi prendono il loro lavoro molto seriamente. Quando ci vedete collaborare con un brand, lavorare con un'azienda, sponsorizzare dei prodotti, è perché questo è frutto, questa collaborazione è frutto di una scrematura gigantesca che io faccio nel dietro le quinte, di cui naturalmente voi, chi mi segue, il pubblico non può essere a conoscenza, perché appunto avviene prima nel dietro le quinte e voi non lavorate con me nell'amministrazione della mia azienda, delle mie collaborazioni. Però è così. Per una collaborazione che noi accettiamo, oppure parlo per me, che io accetto, ce ne sono 10 di collaborazioni che io rifiuto per vari motivi, perché magari il prodotto o l'azienda non mi sembra serio, perché magari l'azienda è seria ma non mi sono trovata bene con i prodotti, perché altra cosa che molti non sanno è che noi li testiamo i prodotti, li proviamo prima di decidere se lavorare con quell'azienda e pubblicizzare quel prodotto oppure no. Anche perché, e io qui vorrei fare proprio una riflessione sull'intelligenza del pubblico che ci segue, dopo 13 anni che faccio questo lavoro e come me tantissime altre persone o comunque, anche se lo fanno da meno tempo, hanno comunque molto seguito, quindi prendono molto seriamente quello che fanno, io penso che il pubblico se ne accorgerebbe se io non fossi onesta e andassi a sponsorizzare prodotti, non lo so perché ho preso questo rossetto ma anche quello che indosso, se io andassi a sponsorizzare prodotti, ok, farvi vedere roba che io in realtà non uso, che non si addice alla mia persona, al mio stile, alla mia personalità, ai miei gusti, ok? Penso proprio che se la gente mi segue da tanto tempo è perché sa che le collaborazioni che faccio sono collaborazioni che io faccio perché ci credo davvero in quel brand, ma ne rifiuto tantissime altre di cui voi non avete neanche la più pallida idea. Quindi vorrei dare appunto anche un po' una percezione di questo fatto e farvi ragionare sul fatto che quando voi vedete fare gli influencer una collaborazione, cioè quando ci vedete collaborare con un brand, ci sono tantissime altre collaborazioni che noi non abbiamo accettato e abbiamo deciso invece per qualche motivo di lavorare con questo dato marchio. Perché c'è un po' quest'idea che, ah, noi pubblicizziamo le cose perché ci pagano. In realtà sì, questo è il nostro lavoro, quindi per sponsorizzare prodotti ci pagano, ma ciò non significa che, almeno appunto parlo per me, ciò non significa che io rischierei mai di prendere in giro e perdere la fiducia del mio pubblico, che nel mio lavoro è la cosa più importante, sponsorizzando cose che non userei mai nella mia vita, che mi fanno schifo, in cui non credo, ok? Per prendere in giro il mio pubblico, cosa che non farei mai, perché io non sono una venditrice di prodotti, ok? Io vengo pagata per creare dei contenuti, a volte contengono delle sponsorizzazioni, ma per la stragrande maggioranza del tempo non ne contengono. Ma quando i miei contenuti contengono una sponsorizzazione è perché ci ho fatto una scrematura prima ed ho deciso io di lavorare con quel brand. Non è il brand che, visto che mi paga, detta legge su quello che io posso o non posso dire, devo o non devo fare, assolutamente no. E se vi devo dire proprio la verità, i brand che ci hanno provato hanno fallito miseramente con me, perché non ci ho mai voluto avere a che fare. Quindi appunto voglio dare proprio un po' la prospettiva di vista dalla parte dell'influencer, ok? Perché quando vedo polemiche di questo tipo penso, ok, loro pensano così perché non sanno tutto quello che avviene dietro. Voi non sapete con quanti brand io ho litigato perché volevano impormi determinate cose. Voi non sapete quanti
giri di mail infiniti mi sono fatta quando ho avuto a che fare con brand del genere e quanti contratti ho annullato perché i brand non erano seri e cercavano di spingermi a fare cose, quante discussioni ho avuto con i marchi per fargli capire che io devo fare quello che voglio sul mio canale e che il mio pubblico lo capisce se io non sono trasparente. Uno, non lo faccio per integrità mia, perché non prenderei mai in giro chi mi segue con tanto affetto e che io incontro di persona e guardo negli occhi. E appunto, so di poter parlare anche per tutte le altre influencer che prendono questo lavoro con molta serietà e professionalità. Non andremmo mai a rischiare il nostro lavoro, che dipende dalla credibilità della nostra immagine, per pubblicizzare un prodotto o due prodotti, 10 prodotti in cui non crediamo, perché siamo coscienti del fatto che se lo facciamo, dopo che abbiamo pubblicizzato questi prodotti, ok, non ci crederà mai più nessuno. Quindi la cosa più importante del nostro lavoro è il nostro pubblico, ed avere un rapporto a lungo termine con il nostro pubblico. Non pubblicizzare un prodotto, intascarsi soldi e tipo scappare, ok? Perché poi naturalmente la gente ci arriva che il prodotto è una ciofeca. Cioè, se io vi sponsorizzassi dei prodotti che fanno schifo, ok, per il numero di persone che li acquistano, e i numeri sono tanti, i ragazzi sono molto alti, mi ritroverei le sezioni di commenti di gente che si lamenta perché il prodotto che ho sponsorizzato fa schifo, cosa che non è mai successa e non succede. Quindi tutto questo preambolo lunghissimo perché io faccio delle parentesi gigantesche nella vita e anche sui miei social, però io non so essere breve e concisa in quello che voglio dire, e quindi appunto cerco di spiegarmi al meglio e spero che il mio discorso per voi abbia avuto un senso, che abbiate quantomeno percepito, capito quello che intendo dire. Quindi oggi voglio farvi proprio il video in cui vi racconto delle collaborazioni che in questi anni di lavoro io ho rifiutato, perché mi sono resa conto di non aver mai menzionato questo fatto, forse un paio di volte tanto tempo fa, ma è così. Per una collaborazione accettata ce ne sono tantissime altre rifiutate, ok? O spente dal momento iniziale, nel senso che non rispondo nemmeno, oppure non arrivano alla settima email, ok? Oppure non si arriva al contratto per un motivo o per l'altro. Ho deciso in questo video di parlarvi di queste collaborazioni e di dirvi quali prodotti volevano che io sponsorizzassi, senza naturalmente fare nomi perché non voglio beccarmi denunce, ok? Però appunto parleremo di tutte le collaborazioni che io in questi anni ho rifiutato e del perché. Mi sono segnata tutto sul cellulare, quindi se mi vedete con il telefono è per questo. Allora, prima collaborazione rifiutata, questa risale a qualche tempo fa, un pochino di tempo fa, ok, diciamo, sono le ciglia di visone, le mink lashes, appunto, tradotto dall'inglese letteralmente ciglia di visone. Appena ho visto il nome, e premetto, era una collaborazione pagata molto molto bene, premetto che vedendo che si trattava di ciglia di visone sono andata un attimino ad informarmi su come venissero raccolti questi peli di visone, ok? Ed ho visto che effettivamente l'animale non viene ucciso, viene semplicemente pettinato, sì, con il pettine se non sbaglio, e quindi vengono raccolti i peli che si staccano naturalmente dal visone, ok? E quindi ero un po' propensa a dire di sì, poi ho detto aspetta un attimino che vado a vedere effettivamente che vita fanno questi visoni, perché ho capito che vengono pettinati e quindi non gli viene fatto del male, però che vita hanno. E poi ho visto che effettivamente li tengono in delle gabbie per tutta la vita per potergli ovviamente raccogliere il pelo man mano, e quindi ho deciso di non farla questa collaborazione. Adesso non voglio puntare il dito su chi l'ha fatta e per favore non mettetemi in bocca cose che non ho detto, perché io non voglio mai creare polemiche, quindi non so se altri influencer hanno fatto poi la collaborazione con questo brand, ma nel caso fosse così vi prego non andate a lasciare commenti brutti sui canali di altre persone, perché io non sono così e non voglio fare queste cose, ok? So che alcuni mi daranno dell'ipocrita perché ho delle cose in pelle, ho le borse in pelle, tante borse sono in pelle, ho qualche accessorio come qualche cintura e qualche scarpa in pelle, ma è la verità, non mi sono sentita di né di indossare queste ciglia perché mi avrebbe fatto un po' di impressione, né di
sponsorizzare questo tipo di prodotto. Ognuno fa quello che si sente, mi sento di comprare delle cose in pelle, ma secondo me è diverso il discorso, perché il pellame viene raccolto quando l'animale viene poi utilizzato anche per alimentazione, mentre questi visoni in realtà fanno quella vita soltanto ed esclusivamente per le ciglia finte, quindi insomma. Io ho deciso così in quel momento, sono contenta di non aver fatto questa collaborazione, quindi a me questo basta, se volete datemi dell'ipocrita, ma è la verità, ho rifiutato questa collaborazione che appunto era pagata tantissimo. Altre collaborazioni che ho rifiutato qui, ce ne sono tantissime, non mi ricordo neanche i marchi perché sono innumerevoli, sono programmi di perdita di peso, ok? Avevo collaborato con un'azienda simile tanti anni fa e poi me ne sono un po' pentita, anche perché io sono la prima a dire io la bilancia non ce l'ho, ho messo su almeno 8 kg negli ultimi anni e sto benissimo, non mi interessa affatto, ok? Penso sia importante normalizzare le parole ho messo su un po' di chili, che non c'è niente di male. Mi ricordo ancora quando ho sentito Rihanna dirlo, mi è sembrato strano perché nessuno lo diceva, cioè tipo una vergogna, allora lo dico senza problemi. Quindi dopo la collaborazione che avevo fatto diversi anni fa non ho mai più voluto collaborare con aziende che pubblicizzano programmi di perdita di peso, né con prodotti che promettono perdita di peso, perché è un discorso molto rischioso secondo me, a parte la body positivity, ok? Anche il discorso proprio di salute, cioè nel senso perdere peso è una cosa che andrebbe fatta con un medico, con un dietologo, quindi non sono prodotti o servizi che sono interessata a promuovere perché andrebbero un po' contro quello che dico, nel senso vi dico chi se ne frega se ingrassate 10 kg e poi vi pubblicizzo, questa è la mia limonata, poi vi pubblicizzo tipo il beverone che vi promette che se lo bevete tutto in 10 minuti poi avete perso 7 kg, tipo quelle cose allucinanti, quindi sì. E anche questi, vi devo dire la verità, anche questa tipologia di collaborazione è pagata sempre molto bene, ma preferisco dire di no piuttosto che farci una figuraccia e poi pentirmene. Poi, allora, questo fa un po' ridere, mi è stato offerto due volte, se non due o tre volte, ok? Non tanto tempo fa, in realtà abbastanza di recente, di promuovere, siccome non voglio che mi venga tolta la monetizzazione, non voglio essere bannata, eccetera, diciamo giocattoli per adulti, ok? Se capite quello che intendo. E mi ha fatto un po' ridere questa cosa, non perché ci sia niente di strano né di imbarazzante, oddio, forse un po' per me, per come sono fatta io, ma non c'è assolutamente niente di male, però diciamo che non è proprio il target del mio canale, dove parliamo di bellezza, make up, moda, insomma un po' della mia vita, però non è proprio il tipo di contenuto che voglio fare. Ciao, sono Nicole e oggi vi parlerò di questo giocattolino che io utilizzo quando sono da sola, no, cioè no, quindi perché mi sono immaginata la scena, no? E ho pensato, ma come mai, cioè come farei ad essere credibile se tutto ad un tratto io mi presentassi con eccoci, oggi voglio parlarvi di, perché ho deciso di espandere il mio canale, di iniziare a parlare anche di queste cose, quindi ho rifiutato e so che questa era una cosa, tra l'altro questo è il mascara di Diego Dalla Palma, non pensate male, che tra l'altro questo brand so che ha fatto la stessa proposta ad altri influencer e so che anche loro hanno rifiutato, quindi non so se poi qualcuno effettivamente ha parlato di questi prodotti oppure no, ma vi posso dire che era anche un brand molto molto grosso, con dei giocattolini per adulti anche super tecnologici e quindi molto anche costosi, però appunto non me la sono sentita, ma solo perché il mio canale non è orientato a quelle cose lì e poi io anche mi imbarazzo, devo dire la verità, proprio per il mio tipo di carattere, quindi non sarebbe proprio stato il caso, nel senso che mi avreste vista tremendamente in difficoltà e questo è quello che vi dicevo prima, io non posso prendere in giro il mio pubblico, ok? E anche questa collaborazione, che tra l'altro mi doveva passare tramite un'agenzia, e quando le collaborazioni passano tramite l'agenzia di solito sono anche pagate molto bene, ma non avevo neanche chiesto il budget, non me lo ricordo neanche se mi avevano detto quanto volevano pagarmi, perché
appena visto, ho rifiutato subito, anche se ho apprezzato comunque appunto l'offerta e ci sta che qualche altro influencer che propone temi di questo tipo abbia fatto la collab, però per i miei canali non è, cioè, non è proprio il target che voglio raggiungere io. Sul mio canale parliamo di altro, quindi ecco, no, però è una cosa che mi ha fatto sempre ridere. E la cosa strana è che non mi era mai stata offerta una collaborazione del genere per un sacco di tempo, e tipo negli ultimi anni mi sono state offerte appunto almeno tre. Altra collab che io rifiuto praticamente quasi, non voglio dire quotidianamente, ma diciamo quasi quotidianamente, ve lo giuro che è vero, sono le sponsorizzazioni sulle criptovalute, ok? Ci sono un sacco di persone che hanno criptovalute che vogliono pubblicizzarle sui social e contattano noi influencer, ma non capisco come possiate pensare che io, che ho un canale di make-up, beauty, fashion, anche travel, ma insomma, come possiate pensare che io mi metta a consigliare criptovalute di cui non capisco niente? Cioè, io ho fatto, vi avrò menzionato forse in un video in cui chiacchieravo così, che ho fatto degli investimenti in criptovalute, ma ciò non significa che io sia brava a tal punto e che ne capisca tanto a tal punto da riuscire a capire se quella è una buona criptovaluta che voglio consigliare a chi mi segue. Cioè, assolutamente non esiste, ma proprio non esiste in questo mondo. Non ci investirei io in criptovalute a casaccio così. Figuratevi se mi metto davanti ai miei follower, che sono solo su YouTube 720.000, a dirvi: scaricatevi questa cripto, ragazzi, perché così vi arricchirete. Cioè, in realtà poi mi arricchisco io, ok, prendendomi i soldi di quelli che mi pagano per consigliarvi criptovalute che magari poi falliranno miseramente, di cui io non capisco niente. E sono stufa di dire di no, tant'è che io praticamente non rispondo più. Cioè, qualsiasi persona, qualsiasi, non so come si chiamano, criptovalute holders, insomma, qualsiasi email del genere mi arrivi, la mia risposta, ve lo dico qua pubblicamente, la mia risposta è no. Quindi vi prego, smettetela di contattarmi per queste cavolo di criptovalute o NFT, perché altra cosa sono gli NFT, anche quelli vorrebbero che io li pubblicizzassi a destra e a manca, ma la mia risposta è sempre quella: no, grazie. Altra collaborazione che ho rifiutato una o due volte, una volta sicuramente, non mi ricordo se poi ce n'era stata un'altra di offerta simile oppure no, ma fatto sta che che volevano che io pubblicizzassi della lingerie, ok, della biancheria intima, ma non biancheria intima semplice, era, appunto, per non usare termini così, era molto osé, per come mi vedo io, non sarebbe stato assolutamente nel mio stile, e chi mi segue vedendo una roba del genere si sarebbe accorto subito: no, questo non è da Nicole, lei non andrebbe mai in giro così. Quindi, perché lo fai, no? Ecco, questo è quello che vi dicevo prima, cioè avreste capito che non è una cosa che io veramente indosso nel mio tempo libero, perché non è nel mio stile, non c'entra niente con me. Chi mi conosce, mi segue da talmente tanti anni, che sa, conosce il mio stile e conosce i miei gusti, e sa che sarebbe stata una presa per i fondelli. Quindi ho rifiutato. Onestamente, bellissima lingerie, per l'amor del cielo, però non c'entrava niente con me, e per quanto mi riguarda, appunto, su di me la vedo volgare, non la indosserei mai, quindi non ho accettato assolutamente. E mi fa ridere perché mi ricordo la lingerie. Non vi metterò una foto perché altrimenti si capisce il brand, eccetera, eccetera. Quindi, appunto, io non vorrei problemi con questo video. Però sì, ho rifiutato anche queste, che forse ricollegano ai giocattoli per adulti di prima, siamo sempre sullo stesso tema, ma sì, mi avevano proposto anche di indossare appunto questi completi e queste cose molto troppo edgy per me. Poi, altra collaborazione che mi viene proposta praticamente almeno una volta al mese sono prodotti imitazioni di altri prodotti, ok? Per farvi un esempio che mi viene in mente, ma non è solo questo, ma moltissimi gadget per la pulizia del viso scopiazzati palesemente da Foreo. Ok, Foreo lo conosciamo, ci ho lavorato moltissime volte, è un brand in cui credo tantissimo e io stessa utilizzo i prodotti Foreo nella mia vita di tutti i giorni, ma non mi sentirei onestamente di andare a pubblicizzare un aggeggio uguale, identico a Foreo, ma l'imitazione tipo cinese, che non so i materiali, non conosco i materiali, non so se il prodotto è effettivamente valido, perché a vederlo
sono uguali, identici ai prodotti Foreo, solo che non sono Foreo, ok? Quindi una scopiazzata, non sono dei prodotti low cost simil Foreo, attenzione, sto parlando proprio della copia, ok? Probabilmente anche non tanto legale, adesso che ci penso, insomma, questo non lo so, non sono entrata in particolari, però sono proprio le copie dei prodotti Foreo. Questa cosa mi viene proposta continuamente e io rifiuto sempre, appunto ormai praticamente non rispondo più quando mi propongono cose del genere, perché io non mi fido di questo tipo di prodotto. Ho lavorato con Foreo, che è un brand molto molto serio, e ci ho lavorato talmente tante volte in questi anni che so che è un brand molto serio, ma per quanto riguarda queste imitazioni, anche il tipo di mail che mandano, no? Già solo dalla tipologia di mail, da come scrivono, si capisce che non è un brand serio, ok? Che punta soltanto al guadagno in massa, non gliene frega niente di parlare del prodotto in sé, non me lo vogliono far provare prima, eccetera, eccetera. Quindi appunto io in questi casi dico subito no, capisco subito che il brand non è serio, non è professionale, non voglio averci a che fare io, figuratevi se vi augurerei a voi di averci a che fare. Quindi ecco, questa è poi una cosa che continua negli anni, e ogni volta che esce un prodotto Foreo nuovo, poi mi arrivano queste offerte di sponsorizzazione del prodotto, brutta copia. E poi ultima, ma in realtà questa è la categoria più numerosa per la quale io rifiuto la maggior parte delle collaborazioni che rifiuto, sono sponsorizzazioni su prodotti che io ho provato e con cui non mi sono trovata bene. E come vi menzionavo prima, c'è un po' questo modo di pensare che noi influencer, qualsiasi sponsorizzazione ci arrivi, noi diciamo sì, vai, ok, indipendentemente da tutto. In realtà non è così. In realtà chi fa questo lavoro molto seriamente i prodotti li prova, a meno che quando ci sono collaborazioni con brand che già conosciamo, con prodotti che già abbiamo provato e che già ci piacciono, quello è un altro discorso, ma quando si parla di prodotti con brand nuovi che non conosciamo, che non conosco, naturalmente io li devo provare prima, questi prodotti li devo testare, devo capire se mi piacciono o no e se voglio effettivamente consigliarli a chi mi segue oppure no. E in questi 13 anni, quant'è che sono su YouTube? Sì, 13 anni, ci sono stati innumerevoli episodi di brand con cui volevo lavorare, che mi sembravano, o che comunque sono brand seri, ma poi provando i prodotti su di me non hanno funzionato. Può anche succedere che, siccome la mia pelle è molto delicata, mi abbiano fatto reazioni allergiche. Questo in particolare è successo una volta, ma in quel caso sono stata molto fortunata, perché il brand ha capito subito che appunto non era il caso di continuare con la collaborazione, perché seppur era un marchio molto serio e conosciuto, su di me quel prodotto non andava affatto bene, quindi non sarebbe stato corretto dirvi lo amo, quando in realtà mi faceva veramente, mi ha fatto tipo uno stio sulla faccia. Oppure prodotti che comunque sono stati troppo aggressivi sulla mia pelle. Voi non avete idea, con la mia pelle super delicata, quanti prodotti io ho dovuto, quante collaborazioni io ho detto di no, perché quei prodotti su di me non andavano bene e io non posso mettermi a filmare un vlog, ok, in cui vi parlo della mia vita, e dire ok, uso sti prodotti solo per questo video, cioè che li vedete tipo che sono nuovi, mai usati, ok, vi dico, li utilizzo da... anche là, no, anche qui, no, cioè quando vedete che le confezioni sono effettivamente praticamente vuote, cioè è ovvio che uno ci arriva che io effettivamente quei prodotti li uso, e così penso anche che il pubblico sia abbastanza intelligente da capire, perché anch'io faccio parte del pubblico di altri canali, quindi insomma direi proprio di sì, che se io vi faccio vedere un prodotto che è nuovo e vi continuo a consigliarlo, e come parlo, non so se sia corretto, e continuo a consigliarvelo nel tempo, e sto prodotto è sempre nuovo di pacca, non l'ho mai usato se non per i video, la gente se ne accorge, perché non è stupida, e quindi anche questi prodotti che appunto non mi sono piaciuti sulla mia pelle, non hanno funzionato, non ho accettato queste collaborazioni, altrimenti mi sarei dovuta mettere davanti alla videocamera a dirvi delle cose che non sono assolutamente vere, e anzi sarebbe vero il contrario, perché non posso dirvi questa crema la utilizzo ogni giorno, in realtà non la uso mai, perché se la metto mi fa appunto irritazione, insomma qualsiasi altro problema, quindi ce ne sono stati tantissimi, non menziono appunto brand in particolare eccetera, però ce ne sono stati tanti, ce ne sono tanti e ce ne saranno ancora tanti in futuro di prodotti con cui non mi trovo bene e che non voglio sponsorizzare sui miei canali. Oppure ci sono stati anche molti episodi
di lavori che io avevo intrapreso perché i prodotti mi erano piaciuti molto, ma il modo di fare di questo brand non mi piaceva, non li ritenevo professionali e quindi quando c'è qualcosa di fishy preferisco darmela a gambe sia nella vita che nel lavoro. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, appunto un video un po' diverso, ma secondo me è importante farvi sapere come vanno le cose anche nel dietro le quinte, in modo che possiate capire come lavoriamo, perché mi rendo conto che effettivamente se non sei nell'ambiente lavorativo non puoi saperle determinate cose, quindi è giusto e ci sta che siamo noi influencer a farvele sapere, a farvi capire determinate cose, e sta tutto nell'essere trasparenti. Io non ho niente da nascondere, quindi mi piace ogni tanto appunto magari dedicare qualche momento a video che secondo me sono comunque importanti alla mia community per capire come lavoro appunto, e vi posso garantire che la stragrande maggioranza degli influencer, quelli molto seguiti, insomma, sono persone, non tutti, non conosco tutti, ma molti so che sono molto seri e lavorano esattamente come lavoro io, quindi non mi sembra giusto mettere sulla forca gli influencer perché vengono pagati per il lavoro che fanno, perché tutti vengono pagati per il lavoro che fanno, ma non mi sognerei mai di andare da un mio amico medico a dirgli tu fai il medico solo perché vuoi i soldi dei tuoi pazienti. Sì, perché altrimenti come si campa, però questo non significa che la persona non sia onesta. Quindi questo è quanto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto, se è così non dimenticatevi di lasciarmi un like, ormai lo sapete, e di iscrivervi al canale attivando la campanella, mi raccomando, altrimenti YouTube non vi dice che è uscito un mio nuovo video, ok? E ve li perdete. Quindi un bacio enorme mia family! Voi vedrete questo video domani perché voi siete avanti nel tempo, per me è giovedì, ma voi vedrete questo video venerdì, quindi questo è l'ultimo video della settimana. Noi ci vediamo lunedì con un nuovo video sempre alle 17:30. Siete pronti per il nostro abbraccio finale che non può mai mancare? Venite qua che vi abbraccio forte 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 forte. A lunedì. Ciao.